Quando mio figlio era creatura, mi buttava sempre a prescindere. E il suo mi diceva, papà. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Appena fatto colazione, mi sono mangiata tutto questo pacco di biscotti. Veramente l'avevo già aperto ieri. E sono finiti in pochissimo tempo, sono quelli là che vi avevo fatto vedere nel vlog che abbiamo caricato ieri, vlog al supermercato, sul secondo canale. E praticamente abbiamo comprato questi biscotti senza olio di palma, senza zucchero, super dietetici e light, con le gocce di cioccolato. Comunque andate a vedere il video, sono troppo buoni e costano anche poco. L'unica cosa è che sono tipo una droga quando li compri, con la scusa che sono leggeri. Sono buonissimi e te li mangi veramente tanti tanti. Al cioccolato, poi vabbè, mia sorella le adoriamo. Adesso mangiamo qua io e Max, facciamo un bel pranzetto di pesce. E poi devo uscire, devo andare a comprare delle cose. Sono troppo troppo felice quando lui sta a casa che non va al lavoro. È bello che poter pranzare assieme. Quando mio figlio era creatura, io buttavo sempre un zabrisci. E il suo dicevo, papà, ma com'è che un animale è così scema? Ma fa tutto quello che fanno i cristiani. Ma sono... No. Che ne vuoi che hai cagnato mestiere? Due figli. E mo come fa infatti a frittura? Dei fritti. Frittura di pesce, guardate che bella maranzella. Ah no, questi sono i gamberoni. E poi qua abbiamo comprato il pesce fresco. Pesce fresco, calamari freschi, treglie fresche. Gamberi freschi, vongole fresche. La pasta ci è venuta a fare solo 100 euro questo pranzo. Oh, che fai? Non fa niente, ah. Ti devo scolacciare. Ci stanno gli spaghetti, vedi? Non sto. Qua laterale a sinistra, vedi bene? Eccoli qua, vedi spaghetti? Ma sono pochi però. Questi sono linguine. No, questi sono spaghetti. Vedi se stanno altre linguine. Vai. Ci commetto che ti chiami Noemi, No, io mi chiamo Carlito. Sta mettendo... Ma questa è una tavola, secondo te così si mette la tavola? No. Cioè non lo so, guarda qua, tutta maltrattata. Mamma mia, neanche la tavola... Biv! E poi... Ma mi dici di muovere, bevi tutto. Famo capire se ci potremmo fidare. Mi sto commuovendo, che è sto buoni, non me l'hai mai detto. Allora sono buoni veramente. Hai fatto un'eccezione, mi sento buono oggi. Finalmente ci siamo riusciti. No, che palle. A ah. Fare una bella frittura. No, Max mi ha obbligato, no. Ho fatto un'eccezione perché guarda, questo è proprio amore. Sì. Frittura di pesce. Adesso la mangio. Adesso è un'altra volta nel 2022. Sì, sì. Perciò goditela. Sì. Allora, va bene? Abbiamo fatto le triglie. Ma non solo perché fa male, che si puzzolisce tutta la cucina. Vi accontentate, eh? Voglia! E fai un sorriso contento? E che altro mi hai portato, mamma? Ti ho portato l'olio? Grazie. Pomodori l'olio bio. Ah, i pomodori che hai fatto ma tu? Ma solo questo, però non vengo più. Brava, mamma, la pumarola! Un po' più lì. Le gocce di cioccolato di... la mia marmellata! Me la sono fatta comprare a Carrefour, buonissima questa qua. Ehi, mangiatevi un po' di ananas. Poi usciamo. Andiamo a fare un girettino. Poi smaltire.
Perché quello tutto nudo? A me mi piace troppo l'ananas. A te? Buonissima. E poi brucia grassi. Soprattutto se te la mangi correndo, brucia ancora di più grassi, lo sai? Andiamo a vedere queste cose nuove da Calzedonia. Ha messo tutti i top sport, tutti i competiti sportivi fitness. Vediamo, sono carini, guarda questo pantalone. Questo è carino proprio. Oppure questo, guarda, con questo sopra. Non mi piace, vediamo. Poi in porto, questa è un'altra ragazza che personalmente amo per la casa, adoro. Tutto sciabili. Troppo carini, una biscottiera Tiffany, troppo bellino, color Tiffany. Io questo ce n'avevo uno, ti ricordi che lo comprai uno di questi? Guarda, sono due così. Questo è bello proprio. Questo è bellissimo. Una tortiera, senti? Troppo bello questa cosa. Questo è ma tutto aperto. Sto scegliendo un cesto. Questo è bello. Questo è più piccolo. Sì, uguale. Troppo carino. Io questo secondo me è carino. Tu che dici? Questo? Sì, o quello. Kitty! Ehi, Kitty, pazzo! Vieni qua! Vieni qua, pazzo! Madonna, così bene, amore! Devono avere la pappella, questi amore! Amore, Kitty! Vieni qua! Pazzo! Mamma mia, l'ora della pappa, me lo voglio! Tanti baci adesso. Allora mi ami. Mi ami allora. Ok, io ti amo. Mamma, tanti baci. Mi ami allora. Tutto c'è che mi stai. Mamma mia, quanti baci mi dà. Questa lingua sembra una spugnetta. Grazie per tutti questi bacini. Le punto c'è buono. Mi posso tirare un po' la lingua? Sto qua nella mia stanza cosmeticosa. Sono un po' tutta scombussolata perché infatti mi sono messa anche la vestaglietta. Sto proprio male. La frittura di pesce mi ha fatto male, quindi veramente sto malissimo. Infatti stavo fuori, mi sono tornata a casa. Prima ho chiamato Max e ho detto: Max, cattive notizie. Oh oh, e lui già aveva capito. Non ti senti bene? Perché comunque da un parecchio tempo non mangiavo la frittura di pesce. Quando la mangiavo parecchio tempo non si è abituata, comunque ti fa male, quindi sto male. E mi volevo girare un video. Anche se sto male, penso che lo registrerò comunque perché volevo troppo fare una nuova ricetta cosmeticosa in questa stanza cosmeticosa di cui avete visto il video, vi ho fatto il room tour, ve l'ho caricato proprio qualche giorno fa il video e vi è piaciuta tantissimo, ha fatto troppo ridere un commento che mi ha scritto: è bella questa stanza, ma dov'è il letto? È fantastico, veramente è un commento epico. Quindi mi sto cercando di riprendere leggendo i vostri commenti, veramente sto troppo male. Eccole qua le cose che mi ha portato mia mamma: i succhi di frutta fatti da lei, fatti in casa, salsa di pomodoro fatta da lei, fatta in casa, e olio non fatto da lei, però è olio bio extravergine di oliva spremuto a freddo, che lo compriamo proprio buono buono, quindi mia mamma me lo dà. E poi mi sono fatta comprare queste qua perché è andata al Carrefour, la marmellata che adoro troppo, questa di fragola, le gocce di cioccolato perché devo fare i muffin, i miei tortini adorati, fatemi sapere se volete il video sul secondo canale. Poi avevo chiesto degli elastici perché questi qua mi servono un po' di elastici per chiudere le buste, sono un po' fissata perché le cose tipo i biscotti, le farine, la pasta le devo chiudere bene bene. Vi giuro, mi sto vedendo un po' qualche replica sull'iPad. Sto proprio male, cioè ho avuto proprio una cattiva digestione, infatti mi sento pure tipo il freddo addosso. Boh, comunque adesso mi faccio una tisana super digestiva, speriamo di sopravvivere. Mi mando un bacio grande così.